Un altro giovane attaccante che arriva a Reggio Calabria, scuola Inter, dopo Comi che arriva dal Milan, un'altra formazione milanese importante. Penso ti abbiamo sentito abbastanza carico per questa stagione dopo una passata un po' sfortunata. Sì, l'anno scorso tra l'infortunio che ho avuto, la situazione societaria che c'era a Piacenza è stata un'annata un po' difficile, ma comunque sono riuscito a rientrare in gruppo a giocare un po' di partite e il mio obiettivo per quest'anno è quello di riuscire a darmi continuità, nel senso riuscire a ritagliarmi uno spazio e a dimostrare quello che valgo per questa società. Abbiamo sentito anche altri ragazzi che sono stati acquistati nel ruolo di attaccante esterno, punta centrale, e tutti dicono la stessa cosa: lavoriamo tantissimo perché il mister da noi, soprattutto esterni, perché tu ci dicevi sei un esterno, ci richiede grandissimo lavoro. Sì, no, il mister è molto preparato, ci sta facendo lavorare tanto per quanto riguarda la parte tattica, per il suo modulo, per farci capire al meglio quello che vuole. E l'amichevole che abbiamo disputato l'altro giorno è stata la testimonianza che si è riusciti a mettere in pratica per quel poco che abbiamo fatto in 10 giorni, diciamo, tutto quello che ci ha chiesto. Poi man mano che andremo avanti riusciremo ad assimilare sempre di più tutte le sue richieste e riusciremo ad esprimere al meglio il suo gioco. Reggio Calabria rappresenta per te un po' il trampolino di lancio, la svolta della tua carriera. È quello che mi auguro, ma io non guardo tanto al futuro, voglio soltanto pensare al presente, ad adesso, a fare bene qua, a dimostrare allenamento per allenamento quello che posso dare a questa squadra e fare bene quando verrò chiamato in causa, poi quello che verrà dopo non ci voglio pensare. Quali le caratteristiche di Lussardi? Penso di essere abbastanza rapido, bravo nell'uno contro uno, nel dribbling e nel cross. Non sono propriamente un bomber, diciamo, ma sono più uno che fa parecchi assist. Ti chiedo un giudizio invece sul mister, su Davide Dionigi, continua a martellare e riesce soprattutto a far gruppo. No, è molto bravo, mi ha fatto una grande impressione perché è molto preparato. Ci fa capire bene quello che vuole che sia fatto e quello che non vuole che sia fatto, poi anche nel modo di porsi con noi giocatori è molto bravo. Questo penso che lo aiuti il fatto anche che è stato un ex calciatore fino a poco tempo fa, quindi sa come comportarsi, ma comunque mi ha fatto una bella impressione. Prima di lasciarti, quanto è stata importante l'esperienza nell'Inter, con cui se non sbaglio hai vinto anche il torneo di Viareggio. In quella squadra c'era anche Mattia Destro, ecco, ti aspettavi sarebbe diventato l'uomo mercato Lui dell'estate? non c'era quell'anno, c'era l'anno prima, però ho fatto in tempo a fare un torneo con lui e mi aveva già impressionato particolarmente. È uno che lo vedi, nel senso, quando uno è forte, forte, lo vedi subito.